Spiragli nella trattativa per scongiurare la chiusura dello stabilimento Treofan di Battipaglia e quanto emerso dal tavolo tenutosi ieri presso il Mise. A fare il punto della situazione il delegato della CISL Alberto Padula. Le notizie in un certo senso non sono positive, in quanto la presentazione del piano industriale Battipaglia è stata tenuta fuori, ma questo in un certo senso ce lo aspettavamo, però si è aperto un piccolo spiraglio, nel senso che su nostra richiesta il Ministero, accogliendo le nostre richieste e le motivazioni che abbiamo dato per smontare quello che loro sostengono, pare si sia dato mandato alla Jindal che entro il 1° marzo debba trovare un advisor che nomini un professionista, un imprenditore, qualcuno che si occupi della reindustrializzazione dell'area dello stabilimento di Battipaglia. Questo è, diciamo, il primo passo che, se questa operazione dovesse concludersi, potrebbe aprirsi lo spiraglio di attingere al decreto Genova, quindi all'anno di cassa integrazione per la riqualificazione dell'area e la riprofessionalizzazione del personale. Eventualmente ci sia un imprenditore o un'azienda disponibile ad investire in quest'area e a riprendere le attività, pensiamo, diverse da quelle che sono, perché Jindal in effetti da ieri ha dichiarato proprio esplicitamente che ha comprato Treofan per comprarsi la fetta di mercato, quindi sicuramente Jindal non troverà o non si impegnerà a trovare un diretto concorrente, quindi magari troverà qualcuno che farà tutto un altro. Parliamo anche di riconversione. Sì, questo dovrebbe essere. I presupposti sono questi, insomma, per la riconversione industriale e la riqualificazione del personale. Ecco perché ti parlavo del decreto Genova, che è la cassa integrazione che dà un anno di spazio sia al personale per riqualificarsi, sia all'imprenditore per riqualificare l'area e metterla in produzione per le nuove produzioni. Nel frattempo i sindacati propongono un nuovo sciopero, una nuova manifestazione in piazza e chiamano all'appello tutti i cittadini della Piana del Sele. Quando si terrà? C'è già una data? Sì, questa è una proposta fatta, è un progetto in cantiere già da tempo, quando abbiamo fatto l'altra manifestazione in piazza. C'è stato bisogno di uno spazio per organizzarla. Abbiamo sempre parlato dei primi di marzo, i primi giorni di marzo, quindi stiamo organizzando e vediamo se riusciamo a mettere in piedi questa manifestazione, che dovrebbe avere il suo, come hai detto tu, il suo valore, in quanto c'è tutta la Piana del Sele coinvolta, con Battipaglia capofila e la Treofan come esposizione delle realtà che in questo momento stanno subendo questi scacchi.